si accedeva a questi ambienti attraverso un percorso che presentava anche delle scalette che si trovava sul limite del bastione su cui sorgeva la casa di rilievo di Telefo, affacciati completamente sul mare. E da qui si accede ad alcuni ambienti particolarmente interessanti. Una volta entrati in questo corridoio pavimentato a mosaico, ci accorgiamo che l'affaccio verso il mare della casa di rilievo di Telefo in un primo momento era formato da un vero e proprio loggiato fatto da colonne completamente libere. Questo loggiato viene chiuso a un certo punto con dei muri e vengono create delle finestre per regolare la luce naturale, che viene ritenuta un pochino più bassa. Questo probabilmente avviene nel momento in cui la parte della casa in cui ci troviamo viene affidata, viene staccata dalla casa di rilievo di Telefo e collegata alle terme suburbane. Era spettacolare una sala che si affacciava direttamente sul loggiato e verso il mare, su ben due lati. Abbiamo ancora una finestra aperta e un'altra che fu murata quando furono create le terme suburbane. Era completamente rivestita sul pavimento di marmo, opus sectile, anche questo di marmi colorati provenienti da tutte le parti dell'impero, con dei complessi disegni sempre a base geometrica, e presentava una zoccolatura in marmi policromi sui quali poi abbiamo una serie di elementi dipinti che sono nient'altro che fregi di cornici normalmente utilizzati per la parte alta delle decorazioni paretali, sovrapposti uno sugli altri, una sorta di antologia di questi elementi cosiddetti secondari della pittura di Ercolano. La sala più importante della casa di rilievo di Telefo si affacciava direttamente sul mare. Ci si arrivava attraverso un corridoio pavimentato a mosaico su cui si aprivano due ambienti secondari a servizio di quello che qui avveniva. Dei grandi finestroni facevano godere della brezza e della vista sul Golfo di Napoli. La sala è caratterizzata dalla presenza del marmo, è completamente rivestita di marmo alle pareti, ma anche sui pavimenti. Il pavimento è costituito da lastre di marmo in forma geometrica, si tratta di scomposizioni del tema del quadrato più volte ripetute e alternate, fatte da marmi policromi, marmi colorati che provengono da tutte le zone dell'impero. Nella zona più verso il mare abbiamo anche questi due elementi circolari che si ritengono il luogo dove veniva appoggiata la mensa durante i banchetti ufficiali di questa casa. Le pareti presentano una decorazione ispirata al quarto stile, con delle grandi specchiature architettoniche scandite da semicolonne, cosiddette tortili, perché hanno questo motivo che sembra quasi che il marmo sia attorcigliato, la colonna sia attorcigliata su se stessa, sempre di marmi colorati provenienti dall'Africa, dalla Grecia, dall'Asia Minore, e al di sopra del quale poi correvano altre decorazioni sempre di marmo. E anche il soffitto di questa casa era particolarmente sontuoso, tutto di legno colorato, ancora una volta con un cassettonato che riproduceva dei temi legati a scomposizioni dei quadrati. Questo soffitto fu ritrovato durante gli scavi che il Parco Archeologico ha condotto con la Fondazione Packard nell'ambito dell'Herculaneum Conservation Project. Visitando questo ambiente notiamo anche alcuni dettagli che ci fanno capire quanto sia cambiata la sensibilità per chi frequentava il sito e anche per chi lo gestiva. Infatti, su questa fascia che è tutta di restauro, si tratta di intonaco moderno, vediamo che i visitatori lasciavano, a partire dal 1959, le loro firme. Queste firme arrivano fino al 1992, dopodiché la direzione degli scavi cambiò completamente atteggiamento e cominciò a impedire che avvenissero queste pratiche. Si tratta di pratiche che noi oggi non consentiamo più, e speriamo che tutti i nostri visitatori si affidino ora ai social media, quella è la nostra bacheca, per poter lasciare un messaggio di speranza, per lasciare un messaggio di amore verso questo sito, che è quello che noi dobbiamo condividere.